Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale con la seconda puntata del collegio. Allora, mi hanno già scritto su Instagram: di ad Alice di prepararsi perché nella seconda puntata piangerà. Non so il perché, ma mi hanno detto così, mi hanno detto piangerai. Vediamo. La sezione B sta per ricevere il primo dei premi conquistati. Ora, il premio per aver vinto la settimana. Il cibo. Sì, questo è il premio perché sono stati la classe migliore. Sì, io dico lasagna o pizza. Dai. Cosa? Pasta alla carbonara. Vabbè, quella non è proprio una carbonara. Carbonara, però. No, raga, non ci credo. Per la sezione A. Sì, vabbè, ora l'ho lingua stufato, di topo. Sì, no, sì. Lingua di topo. Esatto, ora. Oppure fegato di piccione. Per loro è in arrivo il secondo premio. Il secondo premio, la telefonata. Sì, possono telefonare a casa. Forse qua ti commuovi, non lo so, penso. Può essere. Non mi hanno detto dove. Ma come si usa? Semplicemente mettere il dito nel tasto. Ormai con lei io ho già perso le speranze. Giovanna, sono tua figlia. Ma raga, dei nuovi pretendenti. Ma quella è quella di Death Note. Il preside del collegio. È tutti in piedi, bravi. Mi pare che il periodo di acclimatamento. È una forma di adattamento che un organismo attua in risposta a variazioni dell'ambiente. Beh. Quella delle sezioni che avrà la meglio. Avrà come premio una bella gita in piscina. Oh! Oggi ci sono altre sorprese. E cioè, quali sorprese? I Tokyo Hotel. Ma raga, vi giuro. No, aspettate. È Misa. È praticamente lei. Buongiorno. Non è che se sei mentale. Guardalo. Buongiorno. È sempre lui. Oddio. Ma c'è una testa, la testa di una bambola. Di una Barbie. C'è una bambola smozzata. C'è una bambola smozzata. Sono Ariadne, ma chiamatemi Ariadne. Ariadne? E la divisa mi fa schifo. Ma la divisa in che senso? C'è la polizia? Molto bene, che è arrivata nel posto giusto. Guarda le altre come fa. E la divisa mi fa schifo, le altre. Molto bene, che è arrivata. Tipo, ma che cazzo ce ne frega? Sti cazzi, cioè. Io ho il mio stile. Agli altri può anche non piacere, ma non è un mio problema. E no, è un tuo problema dal momento che adesso ti devi cambiare, perché devi tornare negli anni 50. No, alla scuola, quindi dopo facciamo casino. No, alla scuola, dopo facciamo casino. Mamma mia, ma secondo me il preside cosa dice in tutto ciò? Vabbè. Mi imbarazzano queste cose tantissimo. Sì, sì. Andiamo bene. Andiamo bene. Piedi, signor Cagnes. Piedi, signor Cagnes. Sono Sabrina, ho 17 anni, incredibilmente. Incredibilmente per la statura. Perché è piccolina. Beh, io sono Sai abituato. Sai chi mi ricorda? Sofia. Sofia di Vavalà. Non era bassa. No, quindi. Per la tenerezza che fa. Ah, no, io tipo la capisco perché sono sempre stato in tutta la mia classe sempre il più nano. Quindi quando mi chiedevano l'età, vabbè, adesso le dimostro. Ma una volta dicevo tipo 17 anni. Quanti? Ne dimostri 12. E io quando dico che ne ho 26 non mi credono, mi chiedono, a volte mi hanno chiesto il documento, lo Madonna. Sai. Madonna. Spero di diventare amica di tutti voi, di divertirci insieme. Oh, ti amo già. Delicata caruccia, non ha squadrato. Vedi che l'ha pensato anche lei, è delicata. Beh, caruccia. Sì, ma quando una è così... Sì, educata, subito, piccola. La signorina Bazia entrerà a far parte della sezione A. La signorina Lazzari entrerà nell'avviamento professionale. Guardali! Ci prendiamo una giornata di tempo nella quale lei starà un po' nella... Ah, vedi, le fa fare un po'... Le fanno fare un jolly. Esatto, e poi in base a dove si trova meglio... Per cui si lava la faccia, sì, si pulisce lei. Per bere... Ma anche lei, cosa ha detto? Anche lei... E naturalmente in... Ma è una... È già un'altra... Sta molto bene, pizza è stupenda. Era qua degli anni scorsi, non era qua degli anni scorsi? La rossa sì. Vorrei vedere una delle... Me li vedo troppo bene, loro due insieme. Eccola, già vede l'amore. Cosa porterebbe? Il mascara. Il mascara. Perché ho le ciglia lunghe. Perché giustamente in un'isola deserta i facoceri e... Ti guardano gli occhi. Gli animali guardano gli occhi. Ma di certo non mi porto Io ho una tenda magari per... Ho una tenda oppure mi porto una pianta perché poi la riproduco e mangio. I semi. Lei può presentarsi per favore? Gesù Vittorio. Ho capito che si chiamasse Gesù di cognome. Ho detto no, vabbè. Voleva dire Gesù e invece ha detto Gesù. Buona, eh. Oh, buona. E ti è capitata come compagno di banco. Qualcuno doveva buddillo. Vabbè, io non parlo perché non so solo volevo te. No, vabbè, mi fa. Cos'è che sai? Volevo pate avec moi. Mi fa ridere perché guarda come si è messo il braccio dietro. Oh, the shoe.
sembra tedesco, ma non è francese. Dovrete imparare a memoria il 5 maggio. Che vuol dire? Che vuol dire? Che dovete imparare a memoria. Buongiorno, signorina, prego, venga. Ah, l'ha fatto. L'ha scritta 50 volte. Sai che pensavo di no? Dopo che ho parlato con voi. È carina, ha dato del voi. E poi anche c'è che avevo sbagliato nel che rispondere. Bravo. Cavolo, ha dato di nuovo del voi. Allora mi sa che le Davide ha detto svelto nel modo di rispondervi. Magari si vuole scusare? Beh, penso che queste fossero delle scuse. Scusate. Niente, dai, comunque del voi. Ma del voi, ma pensate che carino. Cosa vorreste togliere? No, le ultime tre pagine. Alla fine. No, ma ha ragione. Vabbè, sono stati carini, dai. Ma sono educatissimi. Non disturbatemi adesso che sto mangiando. Tutta. Dai. Senza senso. Signor Maggi, dai. Che ci sono due nuove discenti. Due nuove discenti. Quanto mi mancava questo termine. Fatemi vedere i palmi delle mani, grazie. Che senso? Da me li ho appena sporcati. Molto male? No, cioè, scusa, cosa molto male? Si alzi in piedi. Ma in che senso? Ma raga, ma cosa sta succedendo? Ma io non capisco perché ci vengono a controllare le mani se sono sporco pulite. No, in effetti una è vero. Una volta veramente avevano delle pratiche veramente senza senso. Mamma mia. Queste mani non sono pulite. Ma ti sai giuro, che... Mi viene da ridere perché immagino, magari, metti tipo un Einstein, uno con la mente super mega brillante, con le mani sporche. Vergognati, tu non sarai mai niente nella vita con queste mani. Che rimani sporche, rimanga pure in piedi. 10 minuti. Ciao. Ma sono senza parole. Senza parole. Come si apre? Ah, hai capito, nella tua classe si fanno i grattini. Grattini. E vedo che lei si è già integrata bene. Mi integro sempre bene. Mi integro sempre. Se la cravatta storta. Non la sto. Vuol dire che non stavo ascoltando niente, gli guardava la cravatta. Il signor Cagnes che deve stare seduto dritto ai sensi del regolamento. Madonna mia, vabbè, regolamento articolo 1,2. Articolo 1,2. Detto! Immaginavo. Manco Emine, mo. Sarebbe figo metterci una base sotto. Ti prego, io spero che questi due non escano perché... No, poi si sono trovati, mi sa. Lei sa che cos'è una bottega? Certo. È quella dei pantaloni. Chi è che l'ha detto? Io so che chi è stato. Uno di loro due. Lui. Immaginavo. Possiamo dire un tipo di business? Si utilizzi un linguaggio tecnico. Vabbè, ah, no. Ma te, dai, sei completamente malato. Cioè, ma cosa urli? Sono un docente tecnico. Ma non è colpa mia, se lei non riesce a camminare. Lei mi sta prendendo. Ma perché prendi il bastone? Ma perché? Ha visto che situazione c'è in questa classe? La crei tu, però. Insegnarvi un mestiere non lo riesco a fare. Sì, come si pone fa ridere. Sì. Non è che non riesce, non lo sa fare. Diverso. Qua. No, questo no. Questo, raga. Come si permette? Cosa? Si alza in piedi. Articolo 1,2. Vada in camerata, deciderò col preside i provvedimenti da prendere. Ok. Chiude la porta. È veramente un'opera d'arte. Ma vola? Sì. No. Buongiorno. Ecco il signor Manfredi. Eccolo dal preside. Vediamo che poesia deve studiare. Ha mancato di rispetto al professore. Ma no, non è vero. Ma diciamo che un po' che sono una persona arrabbiata. Ma che vuol dire? Scusa, uno è arrabbiato e insulta la professione di... No, non va bene. Mi scusi, non volevo dargli dell'incapace. No, però ho subito detto scusa. Sì. Secondo me gli dice di imparare a memoria tutta la costituzione delle regole della scuola. Lei si studia l'articolo 1. Giovane. Immaginavo. Ma cos'è solo l'articolo 1? Del collegio sempre. Beh. Composto da 7 paragrafi. Ma dai, ma che ci vuole? Queste facce di suff... Sono saccenti! Sbuffa anche, signor Manfredi. Ho respirato. Comunque posso dirti che sono più educati, molti. Sì. Se io voglio stare qua, devo studiare. Vedi che le cose le capisce. Ma infatti è molto intelligente. Ma sono tutti molto intelligenti. Hanno capito tutti i loro errori finora. Confermo la nostra intenzione di metterla nella sezione A. Nella A, vamos. Ti stanno bene. Perché parla così tanto? Questa di giorni sarà l'urto. Chi l'ha che l'ha detto? Ah, lei. Podesta molto accanita. Ma sei proprio accanita. Che io avevo detto nell'altra puntata, sì, non sì. C'è cattiveria. Ma non perché siamo venuti, perché è bello. No. Solo perché c'è... È palesemente perché è bella. Beh, certo. Vado a controllare. Cosa? No, va a controllare perché vuole fargliele tagliare ancora più corti. Io tagliare un altro pochino così. Che stronza. Sì, tagliateli te così, Cuore, te lo tagliati. Che cattivo. Non lo so. Fare, no, forse è una frangetta. No, comunque lei sta... Il problema, ragazze, è che questa qua con i capelli neri, Vittoria, sta benissimo con la frangetta. Appunto. Perché ha un bel viso. Il video è una brutta Hai cosa. Hai ragione.
È proprio invidia questa. Certo che sto bene, sono le oche che penso che non ci stavo bene. Madonna, litigi. Fatto bene. Litigi proprio fatto davanti bene a tutti. Sì, stia zitta, meglio a me. Raga, ma avete. Ma secondo me c'è stato qualche errore nelle nuove generazioni. Come fai? Io non. No, ma almeno io non mi sarei mai sognato di dire sì, stia zitta a mia prof. Ma neanche ma, io. Guarda, io passo le mani in 10 secondi. No, fuori, no, fuori. No. Ciao. No, perché l'anno mi sembra. O l'anno scorso, 2 anni fa, hanno cacciato uno perché ha detto così. Tra le panchine le cose sembrano andare anche peggio. Ho come l'impressione che qua succede un sta po' di sta succedere il devasto. Già la musica, raga, la sento. Sì, sì. Come immagino che qui ci sia bisogno di un lavandino, noi andiamo a concludere in un altro luogo. Certo, guarda caso. Scommetti che se ne va anche l'altro governante. Ti voglio bene, però in effetti siete stati un po' cattivi. Ma... è vero. Tutto l'atteggiamento che... È arrivata. Sai con ansia. Vorrei non guardare. È arrivata. A principessa te faccio diventare non si sa cosa. Diciamo che l'altra sta un pochettino facendo la furba perché sa che ci sono le telecamere, che non può fare niente, perché penso che in mezzo alla strada non avrebbe continuato a fare così, da dare so, i bacini. Non lo so. Guarda, mi devi guardare negli occhi quando mi parli. Senti l'altro, guardala negli occhi. Ci sono i ragazzi che incitano. Ma facciamo l'amore invece la guerra. Bravo. Amore, amore. Solo per questo non dovrebbe neanche imparare la barzelletta, la poesia. È stato educato ovviamente come mi hanno educati i miei. Hai iniziato tu, ma cosa dici? Perché cioè non è colpa nostra. No, non è colpa vostra, no. Questi vestiti sono bellissimi, sono proprio stupendi. Che bella! Era irriconoscibile rispetto a come era all'inizio, eh? Bellissima! Guarda come si sente tremendamente in colpa per aver sbagliato. Adesso per rimediare va dall'altra dicendo sei bellissima. Secondo me provate a chiarire senza che fate preziose. Ha ragione. Devono chiarire questa situazione anche perché sono incamerate insieme, tra l'altro. Chiariamo? Poi ce ne stiamo per le nostre con tutti. Ah, bravo. Cioè proprio non hai capito niente. Fai la sociale. Ma lei era partita benissimo. Vieni un attimo che chiariamo. Cioè secondo me abbiamo fatto 50-50. No. Tu hai detto qualcosa e lei è andata via. Te l'ha mandato il bacino. Ma lei non ha detto niente. No. Niente. Siete voi che avete cominciato. Perché lei, lei si è difesa. Esatto. Sei arrivata e mi ha detto: vai, taglia un po' più su, taglia un po' più su. Ma a parte che è partito già da prima di sì, quando lei ha detto certo questo. Certo che è partito da prima. Lei però molte lei cose se le è perse. Se le è perse perché lei non pensava mai più che l'altro le sparlasse dietro. Esatto. Io non mi sento dalla parte della ragione, ma manco quella dal torto. Beh, ovvio, certo, figurati. Niente più musi, niente più io non ce l'ho avuto il muso. Ma non sono scuse queste comunque, eh? No. Può tornare la pace tra le camerate. Ma allora si sono messi insieme, mi sa, eh? Però mi piace proprio stare nel gruppo, perché io non sono venuta per farmi la... Ah, ok. Cioè, praticamente l'ha frienzonato, ha smontato tutto. Sono venuta per vivermi la mia esperienza, conoscere nuove persone. Cavolo, non ci credo. No, questo diventa un meme! Posso dare il buongiorno alla signorina Savoldelli? Ma che carino! E no! Ma va... Oh, l'ho sentito! Però dirò a bassa voce, cioè... Grazie, la ringrazio. Prego. Prego. Prego, non sai quello che ti aspetta. Ho tanta rabbia repressa e tanta cattiveria. Ma non è vero, dentro. Non dire cavolate. Sei un bravo ragazzo, si vede, dai. Da quando ho 4 anni che cresco senza un padre. Non ti giustifica non avere il padre ad essere maleducato. Quindi, le chiederò di bagnare i miei meravigliosi. Ma quello non è un provvedimento, dai! Quando lo dico io, sorvegliate, ma va a cagare, dai. Dai. Damiano, in mezzo alla natura, cerca di ritrovare. Però sono molto più educati, lo continuo a ripetere. Ma cioè... mille volte. Gode guerre, penso. Guerre con quante R? Oh, grazie. Oddio, gliel'ha detto anche... Grazie, prof, grazie. 2. E quindi si pronunciano guerre. 2. Non ah, pronunciato guerre. Ah, ok. Grazie a Dio. Preside. Ma perché? Del tutto inopportuno. Sempre ci cascano. Mi segue? Certo. Ah, giusto. Deve dire gli articoli. La sali, sali. Sì, sa anche tutti. Secondo me. Il comma 6 ci dice che non bisogna sputare. Ci sono c'è veramente regole... una regola che dice non bisogna sputare. Cioè, allora a sto punto facciamo una regola: non si può buttare le cose per terra, non si può ma fare le capriole in classe. Cioè, non si può sputare, fa parte dell'educazione. Non è che devi fare una regola. Ma bensì, il convitto ci dà a disposizione una sputacchiera. No, ti prego, non credo! Non ci credo! È quella! È quella! Dai.
L'ha vista la sputacchiera? Sì, sì. L'ha utilizzata? No. Ma come? Non mi serve. Non mi serve. Comma 7, bisogna portare rispetto al personale scolastico. È quella che ha sbagliato lui. Sì. Basta atteggiamenti canzonatori. Ci conto, Manfredi. Bravo Manfredi, bravissimo. Ciao. Buongiorno. Sezione adesso chissà come la trovano sta sezione, guarda quello, dai. Ci hanno avuto inventiva, gli hanno fatto il terzo dito, la sigaretta. Quella rappresentazione orrifica. Orrifica, no, vabbè. Orrore. Bellissimo. Vedo che abbiamo un ospite anche. Ok, se ne è accorto. Arrivederci. Vabbè, se ne è accorto, c'è una giacca diversa. Se non esce il nome, la gita per la vostra classe. Attenzione. E quindi di nuovo la B che fa una cosa? Cosa ha scritto? A. D. Oh, io ho fatto la cosa dell'anarchia. Perché non sai neanche il significato della parola anarchia. Ma perché se, no, ma perché non ha mai vissuto in un paese con l'anarchia, perché non sa cosa vuol dire. È veramente. Quello il punto, è quello il punto. Verso l'uscita. Uno e due. Peccato perché ti sei rovinata. Eri ti piacevi. Buongiorno signor Preside. Buongiorno. Eccoli qua dal Preside, sempre stessa trafila. Cosa fa signorina con quel nastro? Sto ammassando. Fosse tanto. Quello il problema. Io voglio mettere i fiocchettini in testa. Non lo metti. Semplice. Si è scritto lei quella schifezza sulla... quella schifezza. Articolo 4, lo copiate 50 volte. Vabbè, mio, no, è ovvio che se fanno una punizione così agli altri non è che allora possono far fare altro, capito? Sì. Questa è la mia ultima lezione. Arriverà. Di difesa contro le arti oscure. Gilderoy Hollock. Trattenga le lacrime, però. Signor Cagne, se le dispiace che vado via. Beh, direi di sì. Che domanda. Che basta, lo amo, basta. Le ragazze sono molto false rispetto a noi. Non penso che sia una cosa del collegio, ma della vita in generale. Dai raga, e lasciale stare, no? Che rompi balle. Siete false. A lui gli piace fare i cori. L'altra volta amore. Non è divertente buttare una ciabatta? Mamma mia, ha rotto la porta. Ha rotto la porta. E certo, forse di tirare roba. Avete due anni. Vai in camera. Adesso si accorgono che la porta è rotta. Si sono fatti trovare già a posto perché così vedono. Che bravi. Qualcosa mi puzza. Che c'è una... Non lo sapevi, tu sorvegliante, l'hai scoperto adesso. Ma l'hanno lanciate, ma si sentiva. Adesso, raga, prevedo guai. Sì. Chi ha fatto queste operazioni? Però è vero quando diceva tutti, perché effettivamente sono stati tutti. No, alcuni ragazzi erano coricati nei letti con lei e l'altra. Sì, però la maggior parte. Sì. Penso sia stato Mattia Camorani. Lei ha visto se il lancio della scarpa era violento? Che domanda è? Si ha rotto la porta. Signor Camorani. Che ho fatto? Non lo so. Punire solo lui è ingiusto. È sbagliato. Perché, scusami, se 10 lanciano la ciabatta, uno ha la sfiga. Cioè, se ci fossi stato io l'avrei rotta io dalla sfiga. Perché io sono sfigato. La lanciamo in 10. Chi la rompe sono io. Però non devo essere punito solo io che la rompo. Tutti. Perché gli altri hanno avuto solo fortuna. Esatto. Vi si dicono cose gravissime. No, Camorani, non mi... No. Viene eliminato lui... Stiamo parlando di un attacco con calzature. Con calzature. Lei ha lanciato in maniera violenta... L'ha lanciata così? No, ha proprio messo bella forza, si vede anche dal replay, Però, a me spiace, cioè spero non lo buttino fuori per sta stronzata, dai. Sì, lo ammetto. Ma sono così dolci quest'anno, ma io lo abbraccerei! È stato lei a provocare il danno? Certo, lo ammetto. Dai, cioè... Mi fa la tenerezza. Ma guarda che gli altri anni non erano... Non erano così, non... Ma te lo ricordi, Bettin? Falso fino all'ultimo. Ma c'è! Camorani, lei è sospeso dall'attività didattica. Ma perché? Ma devi sospendere tutti a sto punto. Sì, cioè, è anche brutto il significato che ha dato il preside. Nel senso, lui non è che ha sbagliato a rompere la porta, ha sbagliato a fare il gesto. Sì. Ma se tu punisci soltanto il fatto che lui abbia rotto la porta, significa che gli altri sono giustificati anche se hanno fatto lo stesso suo identico gesto. È quello il fatto. Capisci? Cioè... Ci rimango male se se ne va. Non ti buttano per quello. Perché io fossi loro, andrei dal preside tutti insieme, direi anche noi abbiamo sbagliato, abbiamo fatto lo stesso gesto.
questo. Io fossi loro farei questo. Tu, vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. La sta pure recitando, sì, brava. Bravissimo. Va bene, basta così. È fatto commuovere. Sì, scusa? Grande Maggi! È grande tu che prenderai 10, penso. Comunque la soddisfazione più grande per uno che impara le poesie è sentire la prof o il prof che fa così e dice ok, poi basta. A me mi fermavano spesso perché andavo come un treno. Anche a me mi è capitato, in storia però. È storia bellissimo. Storia filosofia mi è capitato, sì. Che ce l'ho. Dai. Vale la pena provare ad andare avanti o è meglio... No, vale la pena, dai, non diciamo cavolate. Sezione migliore è stata la sezione A. E lo sapevo! Sembra che facciamo il tifo per l'A, non è così, no, è però, che se lo meritavano, dai. Allora, vi ringraziamo per il successo del collegio, per tutti i bellissimi commenti che ci state scrivendo. Scrivete sotto nei commenti chi è il vostro preferito. Noi qualche idea ce l'abbiamo, vogliamo vedere quello che pensate voi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.